Prego. Vado io. Buonasera, scusa, non la vedo da lontano. Le chiedo un giudizio sulla partita in generale. È stata una partita dai tanti volti, però insomma voi l'avevate approcciata bene, poi insomma anche il Pisa era tornato forte. Le chiedo insomma se alla fine questo successo lo ritiene il risultato più giusto. Noi sì, è stata una bella partita, considerato anche il periodo, mi è sembrata anche una partita abbastanza viva, intensa, con dei buoni ritmi, con una buona qualità. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo avuto un grandissimo approccio alla gara, gol, potevamo andare anche nel raddoppio creando diverse situazioni, con qualità, con forza, siamo andati anche molto come con l'aggressione. Io credo che poi sull'espulsione un po' sembrava che potesse essere tutto più semplice, mentre invece il Pisa ha reagito, si è messo un po' più a lavorare e ha avuto una migliore gestione della palla, considerato che non ci sono state grandissime occasioni anche nel secondo tempo, e abbiamo pensato solo esclusivamente a fare una fase. Poi sull'1-1 invece c'è stata la voglia di andare a riprendere e l'abbiamo ripresa, e facendo un gol, e quindi io dico mi è piaciuto lo spirito dei miei, faccio complimenti ai miei. Mister, buonasera. 9 punti in 3 partite, se lo sarebbe mai aspettato un avvio così importante da parte della sua squadra? Ma non lo so, non mi aspettavo niente di particolare, mi aspetto che la squadra continui a lavorare, una vittoria in più, una partita in meno, ora ci abbiamo 3 giorni belli, vivi, intensi, perché è una partita, dobbiamo prepararcela nei migliori dei modi, come sapete benissimo e noi sappiamo altrettanto bene. Sembra quasi che lo schiaffo di un rigore, dal mio punto di vista discutibilissimo, abbia risvegliato la squadra a un certo punto. Ma dal campo mi è sembrato, ho avuto la sensazione che i ragazzi stessero proprio nella fase della reazione, come se ci fosse stato un... non lo so, non voglio giudicare, c'è stata una reazione forte dei miei, e bella giocata, sono contento per Bešić ma anche per Čolak, perché non ne ha bisogno, e premiati sul finale. L'ultima da parte mia, il primo gol segnato dai due giocatori che, se vogliamo, contro il Cittadella non avevano brillato nel primo tempo, confermati, e hanno confezionato uno dei gol forse più belli della sua gestione a Parma. Ma i gol sono tutti belli, quando poi possono essere un po' più di qualità qualcuno, quando la palla è dentro è bella, è molto bello, è emozionante. Ma questo è quello che si deve respirare all'interno del gruppo, non ci sono esclusioni, non ci sono bocciature, ci sono solo delle scelte che vengono fatte in virtù della partita che bisogna fare, della condizione individuale. Contro il Cittadella non c'è stata una sostituzione o un'esclusione, una bocciatura, la squadra avevano lavorato, oggi ero convinto che potessero riprendere la partita con le buone energie, e oggi oltre all'energia hanno messo anche la qualità, perché... giocate che hanno rotto la gara nella prima parte. Hai iniziato la partita con un sistema di gioco un po' diverso dal solito, no? Come mai? Pensando al Pisa o pensando a chi hai messo in campo? Ma io penso soprattutto alle caratteristiche dei miei e come si possono meglio adattare al tipo di gara, e ma in grado poi di poter cambiare, di poter trovare soluzioni nuove. Ma mi è piaciuta la prima parte, non posso, c'è stato tutto quello che bisognava fare, meno che il secondo gol, perché ah sì, assolutamente sì, quando si ha una partita del genere contro una squadra comunque esperta, una squadra con qualità, e bisogna affondare il colpo, perché poi è una partita che la tieni viva in un ambiente bello, che l'ha spinto, ha spinto la squadra, e questo ritorno, ecco perché nel discorso della maggiore consapevolezza, una maggiore maturità. Ti faccio anch'io l'ultima domanda. Avevi detto non bisogna pensare alla Reggiana, non sarà stato facile. Ci racconti com'è stato preparare questa partita, cioè tenerli lì?
step by step, io l'ho detto, e ragazzi dobbiamo pensare a una partita e la capacità di mettersi da parte quello che è successo e guardare alla prossima. Ora ci abbiamo 3 giorni per recuperare, abbiamo qualche giorno in più rispetto alla, a questa partita. Certo è stato complicato preparare la partita con il Pisa perché abbiamo avuto veramente poco tempo e quindi anche la gestione di qualche giocatore. Oggi credo che tutti siano usciti abbastanza bene e abbiamo le ore per recuperare, per prepararci al meglio alla prossima gara. Grazie, grazie, buonasera. Grazie.